Mister Ferrara in questo attesissimo derby tra le regine Melito e Fata Morgana, un pareggio diciamo acciuffato all'ultimo secondo, però eravate anche avanti di 3 gol sul 4-1. Cosa è successo, una sua disamina dell'incontro? È successo che nel primo tempo doveva finire 7-1 tranquillamente questa partita qua, quindi si doveva chiudere già nel primo tempo. I ragazzi hanno sbagliato l'impossibile, non so se ci sarà un video da vedere, comunque si vede questa situazione qua. Poi il secondo tempo siamo entrati con più tranquillità, se vogliamo, e siamo andati sul 4-1. Poi purtroppo una disattenzione del nostro portiere, prima loro sul calcio d'angolo hanno fatto il 4-3, poi un intervento maldestro del nostro portiere, comunque purtroppo ci può stare. E niente, poi loro ci hanno creduto e quindi la partita è andata a certi ritmi e poteva vincere chiunque delle due squadre a certo punto. Ma c'è da dire che comunque anche il Melito ha attaccato, ci sono state tantissime parate da parte del vostro numero uno. Ecco, diciamo che comunque l'incontro è stato davvero bellissimo, specialmente nel secondo tempo. Sì, io sono come ho detto prima, cioè noi il primo tempo dovevamo chiudere la partita 7-1, il secondo è stato molto più equilibrato, chiaramente il Melito ci credeva, c'aveva gli ottimi atleti e quindi ci ha messo in difficoltà e prima ho detto il nostro portiere che abbiamo avuto un infortunio, però è anche vero che ha parato 3-4 reti già fatte, quindi a un certo punto alla fine la disamina qual è? Che il pareggio magari, non so, a noi può stare meglio rispetto al Melito, dato che abbiamo una certa classifica, alla fine ci potrebbe essere utile, però ripeto, a un certo punto poteva vincere o uno o l'altra squadra. Adesso il vostro campionato? Niente, noi siamo tranquilli, se noi andiamo a vedere l'andata abbiamo gli stessi punti oggi rispetto all'andata, poi abbiamo chiuso a 16 punti all'andata, quindi stiamo facendo lo stesso torneo dell'andata. Adesso ci aspetta una partita in casa che assolutamente dobbiamo provare, perlomeno dobbiamo provare a vincere e potrebbe essere la svolta. Oggi ci sono stati anche degli importanti incontri, di scontri diretti, quindi dobbiamo un attimino vedere e fare una disamina della classifica. Come situazione, ragazzi, ecco, stanno tutti al top oppure ha visto qualcosa, manca qualcheduno infortunato? Noi abbiamo Laurenti che è squalificato, ha preso 4 giornate, poi dobbiamo anche considerare che abbiamo 92, 93, 94 che nel quintetto titolare, tra virgolette. Quindi sono tutti ragazzi che stanno crescendo, ragazzi che l'anno scorso hanno vinto il campionato juniores regionale e quindi era tutto ed è tuttora un punto interrogativo, però devo fare i complimenti a questi ragazzi che comunque la stanno mettendo tutta e comunque stanno facendo esperienze per un proseguo per i prossimi anni. Grazie mister. Mister, allora alla fine è pareggio, ma si è rischiato di vincere una partita che si era messa davvero malissimo. Sì, noi i primi 10 minuti non siamo entrati in campo, non riuscivamo proprio a entrare in partita, sembrava la prima volta che giocavamo in questo campo, forse ci rendiamo conto un po' della situazione deficitaria in classifica e la soffriamo, sono dei ragazzi che è il primo anno che approcciano la categoria, quindi quando sbagli l'approccio rischi di andare KO. Poi onestamente piano piano la squadra ha cominciato a giocare, ha creato le sue occasioni, secondo me il primo tempo l'1-1 rispecchia l'andamento della partita. Secondo tempo, solito discorso, abbiamo regalato i primi 6-7 minuti con degli errori individuali proprio madornali, però devo dare atto ai ragazzi che hanno reagito bene veramente, perché volevano il risultato, siamo riusciti a ribaltare una partita dal 4-1, non è facile, andare sul 5-4 e sbagliando, colpendo due legni, sbagliando numerose occasioni. Devo dire che anche la Fata Morgana in contropiede poteva farci del male e chiudere la partita, però è vero. Ci siamo rimasti male perché ti pareggio una partita a 10 secondi alla fine per un'ingenuità nostra, perché il portiere su un attacco loro non poteva toccare palla
e il nostro giocatore è andato in bambola, voglio dire, gli ha dato la possibilità di, che un suo compagno della squadra avversaria prendesse il pallone e l'avesse al centro. Cioè, l'ingenuità è enorme, voglio dire, e si pagano, queste ingenuità si pagano, voglio dire, certo. A questi livelli, purtroppo dobbiamo fare esperienze. Ha detto praticamente tutto, ma c'è una cosa che mi ha colpito, è che l'intensità del secondo tempo, una partita quindi bellissima, azione da una parte e dall'altra, purtroppo si gioca all'una quando poca gente, diciamo, può venire a vederla. Ecco. Noi qua siamo ospite, è inutile ritornare sulla vecchia... non voglio fare polemiche, anche perché, voglio dire, non è, forse non è il caso, ecco, sembra che quindi... uno si piange addosso, e l'orario e tante cose, il fatto di non poterci, noi eravamo in casa oggi, tu pensa che noi non ci alleniamo mai qua, questa squadra si allenano 4 volte alla settimana, in questo campo, e risultiamo che giochiamo in casa noi, ecco, queste sono le difficoltà che incontra la mia squadra. Partite che onestamente meritiamo di più, anche sabato scorso a Matera c'è la maledizione dei legni, abbiamo preso 2 palle, una traversa, il portiere è stato il migliore in campo, come oggi il portiere della Fata Morgana è stato bravissimo, voglio dire. Noi ce la mettiamo tutta, tentiamo fino all'ultimo di trarre il massimo di questo campionato, male che vada ci resta l'esperienza. Noi siamo duri a morire, quindi siamo pronti a ripartire. Se retrocediamo, sicuramente, voglio dire, Melito saprà organizzare la società e subito tentare la risalita. Non sono convinto che ancora siamo in Serie C, la matematica non ci condanna. E tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo visto oggi, eravamo sfacciati sul 4-1, siamo andati sul 5-4, esatto. E poi quando stavamo per... assaporare la gioia della vittoria è successo il paratrack, però. Grazie, mister. Grazie a lei.